quando si gioca da soli, quando Ferguson fa gli stessi assist della nostra squadra, è logico perdere così, non c'è altra spiegazione. Noi abbiamo giocato 40 minuti di uno contro uno, facendo 6 assist in 40 minuti, è logico che soprattutto contro un'ottima squadra si perda, e si perda anche di brutto. Poi Biel aveva fame di vittoria, aveva voglia di rivincita della partita di andata, fame di vittoria, serviva per prendere confidenza con le partite casalinghe, una grande vittoria, l'hanno provata, complimenti a loro perché hanno giocato veramente molto bene, complimenti soprattutto alle scelte delle tecniche societarie, perché state valorizzando un gruppo di giovani molto interessante, Whittle in primis, ma ricordo ancora una volta, ve l'avevo già detto, che state rispolverando un giocatore che era considerato una speranza del basket italiano, poi era sparito per, a mio avviso, dei meriti del procuratore che l'aveva mandato in A1 a perdere tempo, mentre invece i tessitori in A2 sta maturando molto, sta crescendo tecnicamente grazie a tutto il lavoro dello staff tecnico, per cui quello che bisogna fare in A2 è questo, prendere giovani interessanti, con due americani che non offuschino la crescita dei giocatori italiani, e Biel lo sta facendo. Biel e Casale, che sono le due realtà maggiori della divisione Ovest, lo stanno facendo, lo fanno molto bene, per cui complimenti a Biella, noi dobbiamo imparare, dobbiamo tornare a essere umili, purtroppo siamo molto giovani, oggi avevamo un 98-99 in quintetto, un americano di 22 anni in quintetto, per cui siamo molto giovani, questi bagni di umiltà spero che ci servano, perché io mi guardo sempre indietro e dico che dobbiamo cercare di evitare una delle ultime tre posizioni, forse, ma non è ancora detta. Una l'abbiamo evitata, che speriamo che sia l'ultima, salvo miracoli di Napoli, però prima di tutto noi dobbiamo pensare a noi e vincere qualche partita, e così facendo e giocando così difficilmente ne vinceremo qualcuna.